Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video tutorial di Celidonia Studio. Poiché ho ricevuto molte richieste nei commenti, il tutorial di oggi è dedicato alla realizzazione di occhi realistici per bambole con cristallino in scala 1 a 12 e in altre scale. Il topino e il coniglietto si scusano per non aver potuto partecipare a questo video, ma sono occupatissimi a lavorare per Miniature Italia, la fiera italiana di miniature che si terrà a Milano il prossimo 7 e 8 febbraio. Anch'io sono molto occupata a lavorare per la fiera in questi giorni, ma vi avevo promesso il tutorial per gli occhietti, ed eccoci qui. Ci sono molti modi per realizzare gli occhi per bambole. Quello che andremo a vedere oggi è il mio preferito ed è il metodo delle murrine. L'iride è un arcobaleno di colori, non ne contiene solo un paio e quindi per un iride verde andremo a fare tante sfumature che passano per il giallo. È molto importante che la parte centrale dell'iride sia chiara e luminosa, per dare profondità all'occhio. Da ogni pallina andiamo a fare un rotolino. Poi li schiacciamo leggermente unendoli l'uno all'altro. Con l'aiuto di uno stand di pasta andiamo a creare una sfoglia sottile. Poi eliminiamo le estremità e dividiamo la sfoglia in quattro parti uguali. Per andarle poi a sovrapporre l'una all'altra in modo lievemente sfalsato. Stendiamo nuovamente e pian piano compattiamo per dargli la forma di un parallelepipedo allungato. Eliminiamo nuovamente le estremità rovinate
e dividiamo a metà la chain sovrapponendola nuovamente. Dividiamo in 4 e sovrapponiamo per dare quindi alla chain la sua forma definitiva. Schiacciamo e lisciamo un lato per dare alla chain una base triangolare. Dividiamo la chain in segmenti di circa 3 cm, tutti uguali. Con della pasta sintetica nera creiamo un rotolino che andrà a fare la pupilla. Iniziamo quindi ad assemblare la morrina, con la pupilla al centro e l'iride intorno. E passiamo poi ad allungarla. Quando la chain diventa troppo lunga per essere lavorata, tagliamo un segmento e continuiamo il lavoro su quello. Per la scala 1 a 12, la morrina dell'iride deve avere un diametro compreso tra 1 e 1,5 mm. Naturalmente, facendo morrine più spesse o più sottili, possiamo realizzare scale diverse. Dopo aver cotto le morrine, possiamo tagliarle in sezioni molto sottili senza che si deformino, e quelle sezioni saranno le iridi per gli occhi della nostra bambola. Con la pasta sintetica bianca facciamo due palline uguali per creare i bulbi oculari. Per la scala 1 a 12 dovranno avere un diametro massimo compreso tra 2,5 e 3 mm. Posizioniamo quindi le iridi. Per realizzare il cristallino si possono utilizzare diverse resine. La mia preferita è la
da Lisa Pavelka Magic Gloss. Questa resina indurisce sotto una lampada UV in circa 20 minuti. Lucidiamo poi tutti gli occhietti, sempre con la resina, e li poniamo per l'ultima volta sotto la lampada. Grazie alla tecnica delle morrine si possono realizzare occhi di tutte le misure, perché il disegno resta sempre intatto. Se siete interessati ad approfondire la tecnica delle morrine, vi consiglio il canale YouTube Moclay di Monica Resta. Il primo libro italiano sull'argomento lo scrisse lei tanti anni fa. Non so se riuscirò a fare un nuovo tutorial tra 2 settimane perché sto lavorando per Miniature Italia, ma sicuramente pubblicherò un video per aggiornarvi sui lavori. Spero di incontrare in fiera qualcuno di voi. Vi lascio il sito nell'info box qui sotto e anche il link al mio blog dove ci sono i workshop che proporrò. A presto! E c'è qualcuno che sta arrivando di corsa per salutarvi. Ciao! Se il video vi è piaciuto, supportate il canale iscrivendovi, commentando, mettendo mi piace, condividendo. Noi ci vediamo tra 2 settimane. Ciao! Vi aspettiamo sul nostro blog, tutti quanti, e poi sulla nostra pagina Facebook, su Instagram e su Pinterest.